Maria Sassari. Una compagnia del quinto reggimento Cielo Costantoni. Una compagnia del quarto comando e supporto tattici Sassari. Una compagnia del terzo reggimento Bersaglieri. Il comandante della brigata meccanizzata Sassari, generale di brigata Mario Scopiglio, assume il comando del reggimento.
presidente della regione autonoma della Sardegna, onorevole Ugo Cappellacci, che ha accompagnato dal generale Mario Scopigno, comandante della brigata Sassari, passerà in rassegna allo schieramento. Salute tribù, rivolgo
più è il ringraziamento a tutti gli intervenuti e alla famiglia dei nostri sassarini in presenza, alla città di Macomer che ci ha ospitato. Grazie Riccardo per averci aperto innanzitutto con il cuore la tua città, e siamo riusciti ad aprire il cielo a fare stesso. Il mio ringraziamento a tutti coloro che attraverso la loro sponsorizzazione hanno permesso questa cerimonia. E il mio primo pensiero va ai caduti di ieri, a cui dedichiamo questo giorno di ricordo, e a quelli di oggi, la cui presenza tra di noi sentiamo più forte grazie alla testimonianza che oggi le loro famiglie hanno voluto darci, venendo proprio qui a Macomer. Celebriamo oggi il 95° anniversario della battaglia dei Tre Monti, importante vittoria delle armi italiane nel corso del primo conflitto mondiale, che segnò la ripresa operativa e la rinascita morale dell'esercito dopo le infauste giornate di Capodanno. Il 28 gennaio del 1918 il grido di Avanti Sardegna, l'irresistibile slancio di fatti del 151-152, strappava al nemico le munitissime posizioni di Ponte Rosso e Condegre, due dei Tre Monti che unitamente alla Lambella costituivano l'altopiano del Bianco. E dunque la festa di corpo delle bandiere del 151 e del 152, ma è soprattutto la festa della brigata tutta, che nel nome, nei colori e nelle tradizioni dei due reparti storici da sempre si identifica. La brigata che il nemico ribattezzò di Roten Teufel, ossia Fosdiavo di Luius, e semplicemente di Mones, per il colore rosso delle mostrine e per il rovescio del combattimento corpo a corpo, i parchi sardi facevano un largo uso così del coltello a Serramango, ancora chiamato tale sonda. E gli uomini, nell'immaginario collettivo, trasmessoci dalle cronache dei nemici di allora, potevano sembrare una scatenata e formidabile macchina della guerra, in realtà erano i nostri nonni, Osvannus, uomini semplici e genuini, contadini, pastori, minatori, che proiettati in un contesto diverso da quello dell'isola nella quale avevano sempre vissuto, trovarono nell'appartenenza regionale l'elemento catalizzatore della loro vita. Ogni loro agire ha rinfrontato il sentimento di coraggio, onore, fierezza della loro terra di origine. E nelle terribili ore che precedevano lo stato, che i parchi sardi, inquadrati nella stessa brigata, accomunati nel loro territorio, nella stessa mineraria storica di una tradizione, scoprirono l'orgoglio del popolo unito e coeso. Ecco perché oggi è anche la giornata del ricordo per la gente di Sardegna, che con il sacrificio dei suoi 13.602 padri chiede un largo contributo di sangue alla causa del Comitato Sardegna. Ringrazio pertanto il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, l'onorevole Luca Pagliacci, che con la sua presenza testimonia l'indissolubile legame della Sardegna per il Comitato. Grazie a voi. Ma oltre all'eredità di un'Italia finalmente unita c'è di più. Ci sono i lasciti che quei giorni di allora ci hanno donato, che vale la pena ricordare, qualcosa di molto più intimo, che solo i sardi conoscono, solo i sardi. A noi sassarini hanno lasciato la professionalità con cui affrontare il nostro lavoro con intelligenza, onestà e pragmatismo. Alla Sardegna intera invece hanno lasciato l'orgoglio dei valori della famiglia e soprattutto il ruolo supremo, lasciatemelo dire, della presenza femminile. Emilio Cucci, in un anno sull'altipiano, descrive il suo cognato dalla mamma e dal babbo con una grande licenza. Lui, accompagnato dal padre, esce di casa con un verso ancora la madre che ha visto. La mamma lo ha salutato calda e coraggiosa. Poi stava facendo, Lucio si accorge di aver dimenticato tutto, torna a casa e così scrive. La porta di casa era ancora aperta, entrai e gridai, mamma, ho dimenticato il fustino. Al centro della sala, accanto alla sedia avvistata, la mamma era accasciata sul pavimento. Io la ricordo,
quando mai a sollevarsi, ma non si reggeva più da solo, tanto i sottostanti si erano spalti. Tentai di dirle parole di conforto, ma si struggeva il lacrime. Quella mamma non aveva voluto farsi vedere disperato dal figlio, forte di un sentimento più forte di qualsiasi eroe di guerra. Questa scena mi ricorda un quadro del nostro artista tipico, la figura, l'archetipo di quella figura femminile, oggi esposto qui a Napoli al Canale a Teatro. Lo sguardo della moglie che tiene le braccia il proprio sposo è lo stesso sguardo che io immagino della mamma di Nino Luzzi. E così, care mamme e molti dei nostri caduti, che oggi siete qui a Macomè, Anna Laura, Daniela, Pierina, Rita, Bruna, Luisella, Greca, Ambra, Federica, Mariposa, Emilia, Maria, Maria Antonietta, io rivedo in voi quello stesso sguardo, levato al cielo, a chiedere misericordia a Dio per le sofferenze che avete trovato e che state trovando. Ma porti qui a testimoniare il mio bisogno, il mio figlio c'è, mio marito c'è. E dico a noi, i nostri capulli di ogni tempo di nuovo, circostanza, sono tutti qui presenti oggi. E a loro ci uniamo, levando alto il nostro grido. Forza Paris! Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, onorevole Ugo Cappellacci, per me è un grande onore e piacere essere qui per la festa della Brigata Sardegna, espressione genuina che nel più alto e più funerale, civica e patriottica della nostra terra di Sardegna. Per questo ho voluto essere qui con voi e portarvi il saluto di tutti i casi. In più di un'occasione, in questi anni, da Presidente della Regione, ho partecipato alle vostre cerimonie e vi ho incontrato nelle vostre basi all'estero quando, impegnati in prima linea in missioni di pace internazionale, avete dato prova delle vostre qualità anche in quelle terre mutilate dall'odio e dalle guerre lasciate. Quella di oggi è ancora un'altra circostanza che ci ricorda con orgoglio come in passato, in continuità con il presente, i sassalini abbiano reso onore alla propria patria e abbiano combattuto a costo della propria vita per difendere l'Italia. Questa giornata rappresenta dunque una rinnovata occasione per rendere un doveroso ringraziamento ai tanti valorosi combattenti che hanno saputo unire il sentimento di appartenenza alla nazione con l'identità santa, un'ulteriore testimonianza di un'immagine e un ruolo unificante che tutti i sardi ormai riconoscono per la gloriosa brigata e i suoi componenti. Grazie Sassarini, forza Paris! Il cappellano militare, padre Mariano Azulis, rivolgerà un pensiero ai caduti. E nonostante sorella acqua bagni il nostro corpo, nella fede che ho sentito dalle parole del generale, che la famiglia militare della Brigata Sassari, la famiglia della Brigata con il presidente della regione, vogliamo insieme lodare il mio. Lampada per i miei padri.
grazie, la tua parola, Signore, luce al mio cammino. Signore, ti ringrazio per la fede che hai donato a tutti i miei cari, a coloro che hanno reso testimonianza con la vita. Mi inchino davanti alle famiglie che sono qui presenti, di coloro che noi crediamo assenti ma nella fede sono ancora più presenti, perché l'occhio di Dio che nel cielo volge lo sguardo sì in questa terra salda, ci dona sprono affinché anche noi possiamo bussare al cuore di una donna speciale, la Madonna, colei che è madre della nostra terra sarda, regina di Bonaria, Maria, colei che ci guida come cammino verso il cielo. A te madre, a te sposa, vieni, porta luce nelle famiglie che hanno accolto sereno morto, perché nella speranza della risoluzione la nostra vita non sia più società, ma sia apertura alla vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Salvemi, Dio ti ricompensi con il dono dei tuoi figli che i marmi servono di pane. Amen. Del comando militare autonomo della Sardegna, generale di corpo d'armata Claudio Tozzi, consegnerà ora la medaglia di bronzo al valore dell'esercito al capitano Salvatore Alpate, effettivo al 151° reggimento Fanteria Sasso. Comandante di compagnia, durante l'operazione veniva incaricato della tenuta dell'importante obiettivo. Alla guida della sezione di artiglieria statunitense, il plotone dell'esercito afghano e duro nazionale resisteva con estremo coraggio e spesso del pericolo alla diretta azione del fuoco di consorti, costringendo le forze siriane al ripiegamento. Carismatica figura di comandante, contribuiva al pieno successo della missione, dando l'ultimo all'esercito italiano nel contesto internazionale. Palla Murgato, Afghanistan, 28 dicembre 2009. Comandante della Brigata Sassari, generale Mario Scopigno, consegnerò il premio internazionale Giuseppe Sciacca alla memoria del tenente colonnello Giovanni Gallo, effettivo al 152° reggimento e deceduto nell'ultima missione in terra afghana. Tale premio da oltre 10 anni assegna riconoscimenti e posti di studio alle precoci eccellenze italiane. Giovani under 35 che si sono distinti per un'idea innovativa con un brillante risultato. Viene ricordato oltretutto anche il sacrificio di unità italiane caduti nelle missioni all'estero, dove le famiglie, in particolare gli orfani, ricevono la forza di studio in denaro offerta dagli sponsor. Ritira il premio alla consorte, signora Anna Laura Nuglione, unitamente al figlio Paolo.
gli onori finali alle bandiere di guerra del terzo reggimento bersaglieri, del 151esimo e del 152esimo reggimento Fattoria Sassari, del quinto reggimento Genio Guastatori, che lasciano il buon anno di nuovo.
e hanno costituito lo schieramento. Ecco, allora, Thank you.
eseguiamo